La prima volta che entrai in questo teatro stavano effettuando le riprese di una celebre trasmissione di Rai 1, Piacere Rai 1, ed ero con mia madre in uno di quei palchetti del terzo ordine. Parliamo del 1989, credo, tra l'89 e il 90, e io ero davvero piccolo, 4-5 anni, eppure ricordo ogni istante di quella giornata, ogni istante di quel mio primo ingresso all'interno di questo meraviglioso teatro. Credo sia stato un amore a prima vista e ricordo che fissavo con una grande intensità la cupola di questo teatro, un bambino piccolo che rimane stupefatto di una grandezza, di una meraviglia come questa. Quindi credo di dover molto a quella trasmissione e a quel momento della mia vita in cui bambino ero facilmente impressionabile dalle cose belle. Cosa mi ha portato poi ad essere uno dei protagonisti del teatro dialettale? Cosa mi ha portato su queste tavole? Io credo la grande tenacia, la voglia a tutti i costi di vivere questa emozione, anche solo per scommessa, anche solo per una volta. Poi in realtà, come tutte le cose straordinariamente belle, ti prendono e quindi poi non ne puoi fare a meno. Ero sempre molto bambino. Nel 94, pochi anni dopo, venni sempre qui con mio padre e mia madre a vedere una grande commedia del repertorio classico dialettale, L'Ambega di Vincenzino Marchioni. Rimasi incantato dalla sceneggiatura, dalle meravigliose scenografie, le stesse scenografie dipinte a mano che tanti anni dopo poi anche io ho utilizzato per i miei spettacoli. Vincenzino Marchioni fu il professore di educazione artistica di mio padre, quindi c'era una conoscenza diretta. Al termine di quello spettacolo chiesi a mio padre di presentarmi Vincenzino e da quel momento sono passati 25 anni. E un bacio lascivo. Che cosa porto in scena poi con le mie commedie? Cosa cerco di esorcizzare in qualche modo? Prima di tutto le mie paure, le mie ansie. Io sono una persona veramente ansiosa, molto ansiosa. E trovo nella stesura di una commedia l'opportunità per tirare fuori tutto quello che in qualche modo mi opprime, mi rende un po' schiavo di quest'ansia. E riesco sicuramente a tirare un sospiro di sollievo ogni volta che, camminando su queste tavole, tiro fuori, no, tutta quella carica di adrenalina che poi durante l'anno si accumula. Quindi porto sicuramente una gran parte di me stesso ed è curioso, ho sempre riflettuto come da una sfera caratteriale non propriamente positiva, quale io credo di avere, riesco invece a tirar fuori grandi momenti di comicità, ma in realtà poi in fondo è sempre questo. I comici sono le persone più silenziose nella vita privata, più tristi forse anche, ed io devo dire che confermo in pieno anche questo. Dentro casa sono una persona molto silenziosa e in quel silenzio molte volte mi rinchiudo anche per capire, trovare sempre nuovi meccanismi comici che poi sono quelli che dalla mia vita privata trasmetto a tutto il pubblico. Ancora una volta ci avete regalato l'emozione del tutto esaurito, ci rende veramente pieni di orgoglio. Grazie a tutti. Oggi festeggio questi miei 25 anni di teatro, 25 anni nei quali devo dire ho visto l'evoluzione di questa città. 25 anni fa, faccio un esempio, le commedie dovevano essere composte di 3 atti. Il pubblico riusciva a reggere uno spettacolo lungo 3 atti. Oggi 3 atti sarebbero ingestibili anche per una compagnia teatrale, perché il pubblico è entrato in quel meccanismo di velocità, la velocità con la quale oggi viaggia la nostra vita, la comunicazione che passa per un tweet, la comunicazione che passa per l'immediatezza di una diretta Facebook. Ecco, questa velocità ovviamente non ha potuto che travolgere anche il teatro e quindi
nell'immediatezza di un meccanismo comico deve alle volte addirittura racchiudersi quasi l'intera trama di uno spettacolo. Io credo che Sipario Rosso, la mia compagnia teatrale, ed io come autore, ecco, siamo riusciti sicuramente a tenere il passo rispetto a questa evoluzione che in 25 anni ha davvero sconvolto non solo il mondo dell'arte, ma il mondo in generale. Quindi io credo che la grande scommessa di chi fa teatro, quindi di chi ha un contatto diretto con il pubblico, ecco, sia quello di stare sempre al passo con i tempi, ma nel vero senso della parola. E devo ringraziare questi due signori che vedete, che sono la mia mamma e il mio papà, perché... Quest'anno, al termine della commedia che abbiamo fatto qui a gennaio, ho voluto omaggiare due persone, i miei genitori, mia madre e mio padre, perché dovete sapere che sono loro i principali fautori, diciamo, dei miei pensieri teatrali. Una madre napoletana, un papà reatino, sono un mix straordinario in quanto a ispirazione. Una delle mie commedie alla quale sono molto legato, che è 47 Mortu che parla, narra la storia di due fratelli molto fifoni che si ritrovano con una zia morta in casa. Poi in realtà questa zia si scoprirà non essere morta, ma solo caduta in una forma di catalessi. Tutta questa storia è quasi completamente vera e sono due zii napoletani di mia madre che erano famosi per essere molto paurosi e con questa paura poi riuscivano involontariamente a innescare dei meccanismi comici. Le storie delle mie commedie sono storie a carattere universale, potrebbero essere rappresentate in qualunque parte dell'Italia e del mondo, tant'è che poi in effetti è così. Una mia commedia, Mia moglie è una santa, che è a mio avviso forse la migliore commedia che io abbia mai scritto, è attualmente la più rappresentata al mondo, questo lo dicono i dati della SIAE, commedia di un autore amatoriale, è bene specificare ovviamente, viene rappresentata in Europa, in Francia, in Germania, nel mondo, in Venezuela, addirittura c'è stata una rappresentazione a Rio de Janeiro da parte di una comunità italo-brasiliana e innumerevoli volte in Italia. Ma poi è qui a Rieti che le mie commedie riescono ad esplodere in tutta la loro, io credo, comicità e anche in tutta la loro profondità per alcuni aspetti, perché la storia della città di Rieti, la cultura dei rapporti umani di noi reatini rendono le mie commedie poi autentiche, reali. Vedete, Rieti ha molti pregi sotto il profilo della sua storia e della sua anche capacità di rendere nell'immediatezza i pensieri, le azioni, però ecco, c'è un aspetto che fonde la lingua, il dialetto, con un fattore più umano, relazionale, la capacità di troncare per arrivare subito al punto. Tenete conto, quando un bambino sta facendo colazione, lo dovesse dire in dialetto, direbbe stai a fa colazio, quindi troncando la parola. Ecco, quello si trasferisce, oltre che su una linea linguistica, si trasferisce in un dato relazionale. Il reatino, autentico, vero, non ha difficoltà ad arrivare al punto subito. Non so proprio cariche, sotto. Però la lingua dialettale è la lingua del popolo. Il popolo, proprio in virtù di quell'immediatezza che dicevo prima, ha bisogno di rendere i propri messaggi quanto più facili possibili sotto il profilo della comprensione. Nel dialetto non esiste la volgarità, non esiste la parola inopportuna. Tutto ciò che è lingua del popolo è opportuno. Semmai bisogna essere cauti e attenti nel non cadere in un errore, cioè nell'errore della traduzione simultanea.
con la lingua italiana. Faccio un esempio. Se io dovessi dire in dialetto reatino te pozza piglian gorbo, come me lo tradurresti in italiano? Non c'è una traduzione possibile e non si può quindi pensare o dire che te pozza piglian gorbo è necessariamente una parola offensiva o un qualcosa che sarebbe meglio evitare perché augura la morte a qualcun altro. Perché non è così, perché questa espressione va contestualizzata, va capita. Te pozza piglian gorbo tante volte è addirittura una frase carica di affetto. Mi è capitato molte volte di vedere delle anziane signore che dinanzi a una grande sorpresa, che dinanzi a un regalo inaspettato, dinanzi a una grande emozione, rispondessero proprio così: te pozza piglian gorbo, come per dire mi hai reso incredibilmente felice, no, non ho parole. Saluta me soreda. Se dovessi immaginare i prossimi 25 anni, non li immagino necessariamente con la mia onnipresenza sul palcoscenico. Mi piacerebbe anzi gradualmente fare in modo che si possano creare nuove generazioni di attori dialettali e è fuori dubbio che ho una speranza particolare che mia figlia Maria Sole possa proseguire in questa tradizione non solo reatina ma anche familiare. Ho messo Maria Sole sul palcoscenico che era neonata, aveva 8-9 mesi. Ma quest'anno mia figlia ha calcato per la prima volta le tavole di questo palcoscenico in modo cosciente, volontario, e ho visto nei suoi occhi quella stessa emozione che avevo io nel 90, nell'89, quando per la prima volta ebbi modo di vedere questo meraviglioso gioiello che è il Teatro Flavio Vespasiano. Mi auguro che questa emozione rimanga sempre negli occhi di mia figlia, ma che addirittura possa aumentare. E devo dire che ho notato, seppur con sfumature ovviamente diverse, la stessa meraviglia e lo stesso stupore anche negli occhi della mia seconda figlia, di Caterina, una piccola bambina di pochi mesi diciamo, che mentre la portavo in braccio guardava senza parlare, senza dire nulla, senza fare nessun verso, questa straordinaria struttura. E la stessa meraviglia ancora negli occhi di mio nipote, il figlio di mia sorella Melania, mia grande compagna di scene. Ecco, quindi io mi auguro veramente che un po' di questo sangue possa continuare a far divertire e ridere i reatini ancora per qualche generazione. Io credo che questo teatro rappresenti il passato, il presente e debba rappresentare necessariamente il futuro di questa città. Questo teatro, pensate che crollò questo teatro all'inizio del Novecento a causa di un sisma, ma ricostruito con una velocità incredibile proprio perché già all'epoca si capiva l'importanza che il teatro poteva e doveva rappresentare per la città come momento di aggregazione, come momento di esplosione culturale. Io credo che questo teatro sia il più bello al mondo. La compattezza di bellezza che c'è al Vespasiano non la si trova da nessuna parte. Il Teatro San Carlo di Napoli, meraviglioso, straordinario, enorme. E la bellezza alle volte si può perdere la percezione della bellezza quando è vasta. Qui c'è una incredibile bellezza compattata, messa insieme, quasi direi una bellezza compressa. E quindi questo rende incredibilmente straordinario questo teatro che fu scelto dai grandi e viene ancora oggi scelto dai grandissimi. In quel palco, nel palco numero 2, 1 e 2, fu girata la celebre scena del film Miseria e Nobiltà e su questo palco fu montato il set di Miseria e Nobiltà.
non ovviamente è possibile ricevere solo complimenti quando ci si espone in pubblico, è giusto e anche salutare, confrontarsi con le polemiche. Certo, io dico sempre, le polemiche dovrebbero essere polemiche di aiuto, di stimolo, non polemiche fine a se stessi. Mi è capitato però anche questo, di essere un po' attaccato per un titolo di una commedia, e anche qui rifletto sempre perché sono stato attaccato per un titolo da qualcuno che poi non ha neanche visto la commedia, quindi, come dire, ci si ferma al contenitore, non al contenuto, il che la dice lunga le volte purtroppo sul il confronto un po' basso che siamo capaci di raggiungere in particolar modo in questa città. Però io sono sempre fiducioso e credo che anche da questi errori si possa poi ripartire per poter essere attori migliori, giornalisti migliori, persone migliori sicuramente. Qualche giorno fa leggevo l'autobiografia di Edoardo Scarpetta, che per me rimane il mio riferimento massimo. E Scarpetta è stato un riformatore del teatro napoletano. Il teatro napoletano veniva da commedie lunghissime, direi quasi estenuanti per il pubblico, barocche. Scarpetta capì che per far ridere occorreva essere veloci nei ritmi, nelle scene, ecco, bisognava tagliare tutto quello che era appunto in più. Miei prossimi 25 anni, beh, anzitutto vi dico che spero di poterli passare in vostra compagnia, spero di potervi regalare ancora tantissimi sorrisi, spero di avere accanto a me le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, i miei grandi amici di scena, mia sorella, un'attrice straordinaria, Cristina Ciogli, una sorella acquisita ma un'attrice dalle doti magiche, Cinzia Pezzotti, Mirko Petrangeli, Giovanni Santori, Massimo Serva, Andrea Pitoni, mio collega che quest'anno compie 30 anni di teatro. Ne dimentico qualcuno? Forse sì, sicuramente sì, ma a tutti i miei compagni di scena l'augurio di potermi fare compagnia e io di poterne fare a loro ancora per tantissimi anni. Le mie figlie, i miei nipoti, affinché mi aiutino a portare avanti questa tradizione, ma soprattutto un grande augurio e un in bocca al lupo alla nostra città, affinché non perda mai la voglia di ridere di se stessa, affinché Rieti possa sicuramente trovare nel teatro e nel teatro dialettale la sua vera identità. Chi non ride non è una persona seria, non è una mia frase, ma l'ho sempre fatta mia. Ecco, io credo che l'augurio più bello che possa fare a me stesso e quindi allo stesso tempo a Rieti è di ritrovarci sempre qui, sempre insieme, con la forza di sorridere, nonostante tutte le condizioni esterne ci facciano venire voglia di piangere.